Radio Radicale, siamo col vicepresidente della Camera Ettore Rosato per parlare di quello che sta succedendo o non sta succedendo. Allora, è preoccupato per le sorti del governo e anche per tutta la confusione che stiamo vedendo sul decreto urgenza e su altri provvedimenti? Sono preoccupato per il paese. Sono 43 giorni dal crollo del ponte di Genova e ancora non c'è un decreto. Basta andare un po' indietro per vedere che dal governo Berlusconi, al governo Monti, al governo Renzi si rispondeva alle emergenze, ai terremoti, cose molto più invasive, importanti e impattanti, con un'altra tempistica. Qui si sta proprio nell'inerzia, stanno giocando sulla vita, sulle sensibilità, sulla realizzazione di cose importanti che riguardano la città di Genova e il suo territorio e il suo sviluppo. E poi, naturalmente, siamo preoccupati per come si sviluppa il dibattito sulla legge di bilancio. Non si può giocare. Qui il futuro dell'Italia è in mano a chi ha il governo di questo paese. Noi rispettiamo il mandato elettorale che hanno ricevuto, ma loro devono rispettare le regole. E le regole vogliono che non ci sia un braccio di ferro continuo tra Lega e 5 Stelle a chi la spara più grossa. Perché poi questo costa in termini di interessi sui mutui per le famiglie, per le imprese. Il costo del denaro sta aumentando per le loro bugie e per le loro promesse mancate. Ecco, io credo che invece ci sia bisogno di serietà, di un approccio che tenga conto della realtà, che non scarichi i debiti sulle prossime generazioni e che questa legge di bilancio sia in grado di rispondere alle aspettative di chi ha più bisogno, ma sia anche in grado di tener conto che i soldi non si possono stampare all'infinito. C'è bisogno di maggior responsabilità. Se Tria si dimette o fosse costretto alle dimissioni, cadrebbe anche il governo, oppure esiste un sostituto o un interim dopo Tria? Tria è un ministro che è il nostro avversario politico, però noi rispettiamo quando Tria dice che bisogna trovare la compatibilità finanziaria sulle cose che si vogliono fare. Vale per qualsiasi famiglia italiana. Non è che si può fare la spesa senza tener conto di quanti soldi ci sono in portafoglio. E così deve fare anche lo Stato italiano, soprattutto perché i debiti poi alla fine arriveranno sulle nostre spalle. Tria sta dicendo questo. Per noi quello che si deve dimettere, se non trovano una quadra, è Conte, non è Tria. Il bilancio dello Stato è il punto su cui si realizza il programma di governo. O lo fanno, magari mantenendo alcune delle promesse, almeno che hanno fatto in campagna elettorale, dove sembrava tutto facile, oppure se devono continuare così, il futuro di questo governo mi sembra un futuro complicato. I rapporti tra maggioranza e opposizione restano tesi, non ci sono aperture di dialogo, visto come avete fatto il calendario, non è stata accettata nessuna delle proposte delle proposte di legge di urgenza che erano in quota opposizione. Abbiamo chiesto semplicemente che si parli di povertà. Se ne riempiono la bocca, gli abbiamo chiesto parliamo di povertà. Ci hanno negato l'urgenza su questo provvedimento. Peraltro non è che lo vogliamo fare come diciamo noi. Diciamo, troviamo, facciamo un lavoro. Del reddito di inclusione. Reddito di inclusione, ma parliamo di povertà, di un tema vero che riguarda gli italiani. Hanno un'altra proposta? La mettano in campo. Noi portiamo avanti la nostra, ma intanto mettiamo all'ordine del giorno dei lavori parlamentari la povertà. Stiamo discutendo di mozioni, di cose abbastanza poco importanti che di fatto portano il Parlamento a lavorare poche ore, perché la maggioranza non vuole discutere, ha paura del confronto, teme che le bugie dette in campagna elettorale si scontrino sulla realtà. Già una volta è stato dichiarato inammissibile dallo stesso Presidente Fico al dibattito il reddito di cittadinanza che loro propongono. Probabilmente sanno che una volta che si va in aula si devono rendere conto che non hanno i soldi e le coperture sufficienti. Quindi questo vuol dire che però il tema importante come quello della povertà va affrontato lo stesso, con meno demagogia, con molta più sostanza, partendo dalle proposte che il PD ha messo in campo e continuando su una strada che sia percorribile e utile. Bene, la ringrazio, grazie al vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, del Partito Democratico.